Ciao ragazze e ragazze, allora un altro video mi preparo con voi. Come vi avevo preannunciato nello scorso, mi preparo con voi alla fine del video. Visto che ho raccontato poco del matrimonio, ne avrei approfittato in un altro Get Ready With Me per parlare esclusivamente di quello. Allora, vorrei partire in con un po' d'ordine, ma sarà difficile comunque. Allora, mi sono sposata il 28 giugno dello scorso anno, però prima di questa data ci sono stati due eventi, tre eventi importanti. Il primo è stato giustamente la promessa di matrimonio. Io mi sono sposata in chiesa e quindi giustamente c'è tutto l'iter da dover seguire. Noi all'inizio volevamo fare l'anno scorso nel mese di aprile sempre un matrimonio civile per poi sposarci nel 2000, in chiesa nel 2023 facendo il festone. Scusatevi, però poi ci sono stati vari cambiamenti e quindi siamo tornati all'idea iniziale di sposarci in chiesa nel 2022, il 28 giugno 2022. Quindi noi ad aprile abbiamo fatto la promessa, l'abbiamo fatta in chiesa, un po' diverso rispetto all'iter canonico, sempre perché eravamo partiti con l'idea di sposarci prima al comune e poi in chiesa l'anno successivo. Allora, la promessa di matrimonio è stata bellissima, farla in chiesa dà un'emozione completamente diversa rispetto a celebrarla in una stanza del comune in modo freddo, senza atmosfera, eccetera. Noi l'abbiamo fatta dopo, non mi ricordo che giorno era, forse era un martedì, non mi ricordo, in questo momento non mi viene. Noi l'abbiamo fatta dopo la celebrazione di una messa pomeridiana. Il nostro parroco ci ha preso in disparte, abbiamo fatto il processetto, eccetera. Dopodiché, dopo che ha interrogato anche due dei quattro testimoni, perché noi abbiamo scelto quattro testimoni, come ho detto nel video precedente, però in quella giornata specifica mia sorella e uno dei due ragazzi non potevano essere a Salerno perché vivono e lavorano a Roma. Quindi, onde evitare di farli venire alla fine quasi inutilmente, avevamo gli altri due che stanno a Salerno e quindi, tra virgolette, abbiamo preferito evitare di sconvolgergli troppo l'esistenza, facendoli fare avanti e dietro. Quindi due su quattro andavano più che bene. Quindi c'erano loro, c'erano i nostri genitori e basta. Perché mia sorella, che era uno dei testimoni, sta a Roma, e anche mio cognato, il fratello di Marco, vive a Roma, vive e lavora a Roma. Quindi non abbiamo preferito che non venissero, anche perché sì, bella tappa, però non era il matrimonio, quindi abbiamo preferito non rompere le scatoline. Quindi, dopo il processetto, interrogati i testimoni, Don Paolo ci ha chiamato sull'altare. Io avevo un completo bianco, gonna attillata a longhette sotto al ginocchio con un bello spacco sul di dietro e un bolerino bianco, quindi un completo, un tailleur con il bolerino sotto un
uno smanicato a collo, a mezzo collo, con rosso, con borsetta rossa e tacco color carne con il tacco glitter, una scarpa color carne con il tacco glitterato, bellissima. Marco mi ha fatto preparare un bouquet di rose bianche e rose rosse, bellissimo, che avevo con me giustamente. E invece Marco aveva un bellissimo completo blu, come si dice, blu lavagna con la cravatta rossa. Anche mio padre aveva la cravatta rossa. Si è messo in pandana anche il mio papà, è stato carino, carino, carino. Se riesco a trovare e a mettere delle foto, mi sembra che su Instagram qualcosa c'è. Comunque, se non mentre parlo giù nell'info box, vi lascio qualche immagine delle foto della promessa. Dopo la celebrazione, il processetto, eccetera, siamo andati a cena in un ristorante che è situato in uno dei lidi più antichi di Salerno, in Miramare. Abbiamo mangiato da Dio, ci siamo divertiti. Eravamo, noi due, i nostri genitori, i due testimoni, più all'epoca fidanzata di uno dei due, del testimone uomo. E siamo stati benissimo, abbiamo mangiato benissimo. È stata veramente una bella festicciola tra di noi. Poi, altra data importante, lo shooting pre-matrimonio. Abbiamo deciso di farlo a Erchie, giù alla spiaggia di Erchie, che è una ridente località di mare qui in costiera, molto carina. Io avevo un pantaloncino di jeans che l'abbiamo fatto a giugno, pantaloncino di jeans con la maglietta "Io sono la sposa", anche di questa c'è una foto su Instagram, un gruppo di foto su Instagram, poi ve la metto giù nell'info box. E Marco invece aveva il pantaloncino sempre di jeans, e io avevo i tacchi fucsia come la maglia, rosa intenso come la maglia. Invece Marco aveva questo pantaloncino di jeans, poi aveva una maglietta invece scritto "Keep calm, sono il futuro sposo". Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo portato con noi anche la chitarra, e quindi anche per rompere un pochettino il gelo per chi non ha mai fatto uno shooting. Io ero abituata perché da ragazzina ho sfilato e ho fatto delle fotografie di moda, e quindi sono abituata. Poi chiacchiero avanti a una telecamerina, quindi io sono abituata, non sono impacciata in certe cose. Invece Marco poverino non l'aveva mai fatto, quindi effettivamente, come disse il fotografo, il pre sì che ha aiutato lui a vedere un po' come noi ci muoviamo, ma ha aiutato anche in questo caso Marco a rilassarsi avanti alla macchina fotografica e alla, come si chiama? Alla videocamera, non mi veniva. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo fatto tante belle foto a riva al mare, giù al passeggio. È stato veramente, abbiamo passato un pomeriggio, forse un paio d'ore, veramente molto divertenti. Alla fine Marco, che era un po' indeciso sul pre, si è così divertito che a un certo punto lo voglio rifare. È molto divertente farlo. Dopo di ciò c'è stato l'addio al nubilato, si dice per le ragazze, mi sembra di sì. Le mie compagne di pallavolo mi hanno portato in uno dei locali che fa musica live qui a Salerno, è uno dei miei locali preferiti. Come outfit avevo lo stesso outfit oddio, help, dello shooting pre-nozze, però avevo scarpe diverse. Ho messo le Buffalo bianche e rosa che mi ha regalato mio marito come regalo
prenatalizio, prematrimoniale. Sì, mio marito prima di sposarci mi ha regalato le Buffalo alla Spice Girl. Mi sentivo tanto una Spice Girl quella sera. Ci siamo divertiti tantissimo, c'erano i soliti stupidi giochettini degli addio al nubilato, chiedi a qualcuno di mettere il braccio, di infatti mettere il braccialetto, e me l'hanno fatto chiedere al cantante che lo conosco da una vita. Io così con il braccialetto in mano: Giulio, scusa, me lo puoi mettere? Ci siamo divertite tantissimo. Mi hanno fatto un regalo sexy, un completino fucsia molto carino, che ha fatto contento anche mio marito. È stato carino. Ci siamo scatenate, abbiamo ballato, abbiamo bevuto, abbiamo mangiato benissimo, perché il locale poi fa ottimi panini, fa anche le pizze. Facciamo pubblicità al Mermaids e ci siamo divertite a schifo. C'erano quasi tutte le mie compagne di pallavolo. C'era una delle testimoni e la fidanzata dell'altro de del testimone maschio. Ci siamo schiattate dalle risate. Mi sono venuta a prendere sotto casa dei miei genitori, perché era sì qualche giorno, il 24 di giugno, era sì qualche giorno del matrimonio, ma stavamo ancora nella mia vecchia cameretta. Anzi, nella mia cameretta, non vecchia, nella mia cameretta, quella sarà sempre la mia cameretta. E nulla, poi era un po' ubriachi, ma mi ci hanno riaccompagnato a casa. Dopodiché è arrivato il giorno del nostro matrimonio. No. Scusatemi, sto prendendo un po' di calore. Mi emoziono. Allora, noi ci siamo sposati di pomeriggio. Alle 4 era la funzione in chiesa. Allora, come è partito tutto? Noi abbiamo dormito a casa nostra qui, in questa camera da letto. E la mattina, verso le 9 più o meno, ci siamo svegliati con calma. Dopo colazione, Marco è sceso dal suo parrucchiere per il taglio e la sistemazione dei suoi capelli, e a casa è venuta la mia amica Noemi, la mia parrucchiera di fiducia, che ha iniziato a imboccolarmi i capelli. Dopo di ciò è venuta la truccatrice, e nel frattempo che la truccatrice era arrivata, io mi ero messa il pigiamino incordinato con quello di Marco. Mentre mi stava iniziando a fare il trucco, è arrivato il fotografo e anche Marco, sono venuti quasi insieme. E abbiamo iniziato a fare le foto lo shooting della giornata. Quindi Marco sempre con la chitarra, col pigiamino in giro per casa dove non c'erano mobili. Praticamente quando ci siamo sposati, il giorno del matrimonio, c'era la camera da letto praticamente così com'è ora. Cosa mancava? Forse qualche cianfrusaglia qui sulla vanity. La cucina era fatta e poi c'era solo il divano. La stanza alle mie spalle, che è uno studio barra stanzetta, era praticamente un covo di scatole, scatoloni, eccetera, del trasloco. E ah, sì, c'era il bagno. Stop, non c'era più niente. Quindi loro si sono divertiti un po' sul divano, si sono fatti un caffè, hanno iniziato a suonare, hanno iniziato a fare fotografie. Poi sono venuti a fare le foto qui in camera mentre la truccatrice mi preparava. Io nel frattempo mi sarei fumata anche il tavolo. Però la mattinata è trascorsa così in modo piacevole che non ne ho sentito proprio l'esigenza. Ho preso caffeina a gogo, no, non tantissimo, forse 3 nella mattinata, ma anche giustamente per l'eccitazione. E quando poi il trucco era finito, ho lasciato qui Marco con la sua famiglia, perché nel frattempo è arrivata la mamma,
i nipoti, il fratello, eccetera, e io me ne sono andata dai miei per concludere per la preparazione. E a casa mia, a casa dei miei genitori, mi sono messa la vestaglietta bianca con la sottoveste bianca, la classica. Non ho preso quelle ciabattine pelusciose stupide perché non mi piacevano per niente. All'inizio avevo pensato eventualmente di comprare dell'infradito bianco e poi metterci, non so, dei glitter, degli Swarovski, cioè di abbellirle io perché cercavo un paio di ciabattine proprio classe, semplici. Bianche ma ricche di glitter anche sul rosa, eccetera, ma zero, non sono riuscita per niente a trovare una cosa del genere. Tant'è che alla fine mi sono arresa e io ho un paio di bellissime infradito sandali che uso per uscire, bianche con dei glitterazzi sia bianchi che rosa, e mi sono messa quelli. Non portate proprio. Alla fine quelli volevo, qualcosa del genere volevo, ma non riuscivo a trovarle, quindi alla fine ho messo quello che avevo. Nel frattempo da mamma sono arrivata, sono andata in bagno e ta-ta-ta-tan, ho avuto una bella notizia. Mi è arrivato il ciclo. Io mi sono sposata con il ciclo. Ebbene sì. Ah, che poi quella mattina, mo mi sono ricordata, mio cugino, non so quante volte mi ha chiamato, iniziando a fare, ma sei ancora a casa tua? Ma quando vai da tua mamma? Ma sei già arrivata? Mi ha telefonato 10.000 volte, 10.000 messaggi, a un certo punto sono da mamma. Non mi potrei vedere perché sono chiusa in camera a fare fotografie, sono qua. Alla fine mi erano venuti a portare dei fiori. Anche a casa, mentre stavamo a casa, sono arrivati i fiori del palazzo e fiori di due mie zie, molto belli, di cui uno poi l'ho portato subito da mamma perché non avevo un altro vaso, onde evitare che qua morissero. Li ho portati da mamma comunque. E sì, dopo la sorpresina del ciclo, mezza innervosita comunque, vabbè, abbiamo iniziato a fare l'acconciatura. Nel frattempo sono venuti i fotografi e abbiamo iniziato a fare lo shooting pure a casa da mamma, quindi con le classiche fotografie di rito dell'acconciatura, vicino al velo, vicino al vestito, vicino alle scarpe, vicino alle fedi. Poi il cuscino delle fedi me lo ha fatto mia madre. Sì, io non l'ho comprato, la mia mamma me l'ha fatto lei. Orgogliosissima che io non avevo una cosa standard come cuscino delle fedi, ma una cosa fatta dalla mia mamma. Poi mi sono messa il vestito, mi ha aiutato mia sorella e la mia amica Noemi che mi ha fatto i capelli. Anche le scarpe mi ha aiutato a mettere mia sorella. Dovremmo avere delle bellissime foto io e mia sorella per questo frangente, ma ormai sono 7 mesi che sono sposata. Io il fotografo non l'ho ancora risentito. Probabilmente quando farò il battesimo a mia figlia io non avrò ancora il mio album di nozze, ci scommetto. Comunque. Dopo di ciò, siamo andati. Il vestito, poi abbiamo fatto le foto di rito con mia mamma che mi sistemava il vestito. E poi siamo usciti di casa. Quando sono uscita dalla camera da letto dei miei, mio papà non mi aveva ancora visto perché non era entrato in camera da letto, si era preparato in cameretta. Ho visto scendere una lacrimuccia. Ho fatto piangere tanta gente. No, sto scherzando. Abbiamo fatto foto di rito, noi la famiglia, giustamente anche con Amélie in sala. E
E poi siamo scesi giù. Giù mi ci aspettavano alcuni componenti della famiglia allargata. Stavano giù. Mi sono resa conto dalle foto che il fotografo mi ha mandato in anteprima che io sono uscita dal portone di casa tenendo la mano di mio padre come se fossi una bimba. Non ero sotto il braccio, lo stringevo proprio. Non me ne ero accorta. Veramente non me ne ero accorta che stringevo la mano di papà così. Tanto carino. Dopo di ciò siamo entrati in macchina. Come detto, abbiamo scelto una. Come si chiama? Maggiolino degli anni 60, decappottabile, che il tragitto a casa mia, Duomo, mi ha distrutto completamente l'acconciatura, ma sorvoliamo. Giuro, la mia acconciatura è durata il tempo dello shooting a casa e poi è morta, ma va bene lo stesso. Arrivati a un passo dal Duomo, il fotografo manda un messaggio all'autista dicendo rallentate perché noi non ci siamo, non siamo ancora pronti. Siamo rimasti, ma sono un minuto a piedi, praticamente la piazza sotto il Duomo di Salerno, piazza Sant'Agostino, ad aspettare che il fotografo dicesse ok, potete iniziare a salire. Ma secondo me più di 10 minuti, cioè io ero in orario per il mio matrimonio, forse avevo fatto ritardo di 5 minuti. E praticamente dopo 10 minuti che stavamo là, ci siamo avviati, siamo saliti verso il Duomo. A questo punto l'autista cercava di chiamare il fotografo per chiedere se lui era pronto. Il fotografo non rispondeva. Avanti all'ingresso della chiesa c'erano le damigelle e il paggetto, poverini, stavano morendo di caldo. C'era mia sorella, c'era il fioraio, mio cognato. A un certo punto urla mia sorella: Paola, ti prego, vai a vedere se il fotografo sta dentro. Cioè, noi eravamo a 5 minuti di ritardo, 10 giù eravamo già 15. E ho aspettato altri 10 minuti giù alle scale al sole, stavo morendo. Quando a un certo punto ho detto: Vabbè, papà, entriamo. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Già c'ho mezz'ora di ritardo. Io non volevo fare tutto questo ritardo. Non è stata colpa mia. Alla fine il fotografo stava dentro e non rispondeva al telefono. Odio. Vabbè, può capitare. L'ingresso in chiesa è stata una delle cose più emozionanti, però l'ingresso in chiesa mi ha distrutto le gambe. Mi tremavano le gambe, avevo il respiro corto. Le damigelle e il paggetto sono stati bravissimi. Avevo chiesto ai genitori delle damigelle di eventualmente vestiti bianchi. Però non gliele volevo far mettere tutti uguali perché a me non piace. Però gli avevo fatto preparare delle coroncine in tessuto così che tutte quante le avessero uguali. Solo una, brutta vedendo una, purtroppo faceva i capricci, si è messa a piangere che non voleva mettersi la coroncina. Però aveva comunque il piccolo bouquet di rose bianche, roselline bianche e roselline rosa, che poi era il mood, il colore del matrimonio. Fortunatamente quello ce l'aveva, brutta vedendo una. E poi lei aveva fatto la damigella a sua zia la settimana prima ed era stata bravissima ed era l'unica damigella. Al mio matrimonio ho fatto i capricci, vabbè, può capitare, sono piccoline. Il Duomo di Salerno è molto lungo. Io già da lontano intravedevo mio fidanzato all'epoca, mio marito in questo momento, a ogni passo che facevo il cuore batteva sempre più forte, sempre più forte. Veramente è stato una passeggiata che sembrava infinita, ma che poi è durata un secondo. È stato bellissimo. Don Paolo ha celebrato una messa perfetta, veramente perfetta. Noi,
Abbiamo scelto tutta la messa, cioè tutto l'iter della. Non mi ricordo, mi dico come si chiama. Vabbè, le letture non mi veniva, sono ancora emozionata. Le letture le abbiamo scelte noi, io e mio marito. Veramente, io ho fatto una preselezione perché ce ne sono tantissime. C'è un librone così per le letture da poter scegliere. Comunque, ho fatto una preselezione e poi da quelle che avevo preselezionato, Marco ha fatto la sua scelta. Poi ci siamo fatti consigliare anche da Don Paolo. E nulla, poi abbiamo scritto al computer tutta la messa e stampato e rilegato noi. L'unica cosa che ho fatto fare alla tipografia è stato la stampa della copertina, però come si dice? Il disegno? Vabbè, sì, quello che doveva stare sulla copertina l'abbiamo scelto noi e la tipografia è solo stampato. Quindi, messa perfetta, momento dello scambio delle fedi oppure del sì lo voglio. Ok, la musica che abbiamo scelto in chiesa, la ragazza è stata bravissima ad accompagnare nella giusta nello giust nel giusto mood tutta la cerimonia, anche con lei avevamo preorganizzato quali dovessero essere le canzoni. Non mi piace tutta questa sfumatura, un po' di raffreddore. Poi alla fine della cerimonia, beh, giustamente i testimoni ci hanno fatto gli auguri, i nostri genitori ci hanno fatto gli auguri. E a un certo punto non il fotografo, videomaker, vabbè, quello che faceva i video, ci fa: ok, voi uscite tranquillamente, al secondo portone vi borbanderanno. Io ho detto: aspetta un attimo, time out. Prima del secondo portone ci sono le ragazze di Vallavolo che hanno preparato un qualcosa. Quindi mi raccomando, non vi perdete il momento. Siamo usciti al primo portone, c'erano le mie ragazze che hanno creato palleggiando un corridoio. Questo già ve l'ho raccontato. E alla fine del corridoio io ho fatto una schiacciata e Marco con un altro pallone ha fatto anche una spallata. Cioè, i fotografi si sono proprio sbizzarriti al nostro matrimonio. Cioè, mi ha detto che nessuno mai al pre-shooting, allo shooting prematrimoniale, si è vestito casual con la maglietta sfiziosa, ma tutti vanno elegantini, vanno tutti sistemati. Noi no. Nessuno mai, non ha mai avuto l'occasione di fare un matrimonio con una pallavolista e con la squadra che faceva questa cosa. Veramente l'abbiamo fatto sfiziare. Comunque, vabbè, al secondo portone ci hanno borbandato. È stato carino. Dopo la celebrazione in chiesa abbiamo offerto un primo punto di ristoro in un piccolo baretto sopra il Duomo e lì abbiamo iniziato a bere con i nostri invitati. I due miei cognati, sia il fratello di Marco che il fidanzato di mia sorella, il compagno di mia sorella, hanno aperto una di quelle bottiglie da perdere il conto. Ma va bene, l'abbiamo messo in preventivo e è stato perfetto, va bene così. Io a un certo punto ero fuori al baretto, non avevo, to avevo toccato solo una sigaretta la mattina. E a un certo punto: ragazzi, mollatemi la sigaretta! Avevo bisogno di fumare. E ci siamo divertiti, secondo me siamo stati là almeno un'oretta. Dopodiché ci siamo spostati a fianco che c'è uno spazio grande per fare le fotografie con gli invitati, proprio
ci siamo divertiti. C'è una fontana. La mia sorella, un altro punto di divertimento per il mio fotografo, si è tolta. La mia sorella aveva un vestito lungo con lo spacco. Si è tolta le scarpe e ha fatto tipo Marcello, come here! E si è buttata nella piscina praticamente. Fortuna nella piscina, nella vasca. Fortunatamente c'era giusto tanto d'acqua. Il fotografo, Elisa, togliti le scarpe, ma non usate boh! No, grazie. Non bagnerò mai il mio vestito da sposa per fare una cosa del genere. No, 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 non l'avrei mai fatto. Dopo questa parte di fotografia vicino alla fontana, siamo scesi sul lungomare. Lì ci aspettava la macchina e ci siamo avviati verso il locale, verso, come si chiama? L'Isola Verde. Nel tragitto centro Isola Verde, la macchina del fotografo ci seguiva e ci ha fatto un sacco di altre belle fotografie mentre arrivavamo alla location. Arrivati alla location, abbiamo dovuto attendere ancora un altro po' fuori perché non tutti erano arrivati, specialmente la mia amica parrucchiera che mi doveva sistemare i capelli che erano un caos. Alla fine non importa, mi sono sistemata rapidamente e sono entrata perché avevamo già accumulato un ritardo assurdo, eravamo più di un'ora di ritardo sulla tabella di marcia che ci eravamo ideati comunque. Non tutto si può prevedere così alla perfezione, anche se io sono una perfezionista, ma quel giorno è veramente impossibile, impensabile dire, non impossibile. Comunque, all'ingresso del locale, noi abbiamo pensato per il locale a quattro momenti, uno, due, tre, quattro, sì. All'ingresso, dove stavano facendo l'aperitivo i nostri invitati, l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo continuato a bere. C'era un'amica, telefono, c'era un'amica della mamma di mio marito, che è una cantante napoletana, che lavora anche a teatro, che ha portato la chitarra e ha suonato un po' di classici napoletani, Maruzzel, eccetera. Abbiamo allietato così. Abbiamo diversificato perché di solito là il locale mette la filodiffusione e amen. E in questa occasione l'altro ragazzo che faceva il testimone di Marco ha chiesto a Marco se la filodiffusione l'avevamo scelta noi e noi qui gli abbiamo detto no, vedi, questa non è filodiffusione, in fondo di là ci sono i ragazzi che suonano ed è rimasto a bocca aperta, sono veramente molto molto bravi. Io li conosco da sempre e mi piacciono ogni volta che suonano a Salerno, comunque nelle vicinanze vado sempre. Dopo di ciò siamo entrati in sala con una bella. Ah, per arrivare alla passeggiata gastronomica, siamo passati sotto l'arco che Marco aveva pensato di regalarmi, è stato bellissimo. E poi questo arco sarebbe dovuto andare sopra al terrazzo dove c'è stato il taglio della torta, alle spalle della torta, ma noi ci siamo dimenticate. La wedding che ci seguiva per l'installazione del tutto si è dimenticata, quindi niente. Fortunatamente abbiamo una foto, un paio di foto dell'arco. Sono rimasta malissimo. Il tableau mariage pure era molto bello. L'abbiamo scelto come nomi dei tavoli, i gruppi. Il mio tavolo si chiamava Spice Girl. C'erano, non mi ricordo quanti tavoli erano, però su ogni tavolo c'era una brochure con il nome del gruppo, giustamente, e un estratto della loro storia, qualcosa così che,
uno spunto, giusto una tabellina con un po' di storia del gruppo. Sono molto carino e molto apprezzato, specialmente dai musicisti che hanno fatto man bassa, se ne sono portati quelli che piacevano di più. Molto carino come cosa. Questa l'ha pensata Marco. Noi all'inizio, come nomi dei tavoli, sì, avevamo pensato a qualcosa di musicale, ma più ai generi. Però poi dovevamo settorializzarci su, per esempio, non so, metal, glam metal, heavy metal, eccetera, eccetera, e non mi piaceva, quindi alla fine abbiamo scelto dei gruppi che un pochino ci rappresentavano, un pochino tanto ci rappresentavano, e abbiamo abbinato il gruppo al tavolo che più rappresentava. Ad esempio, l'anno scorso a pallavolo, fino a metà campionato, eravamo prime. Il resto delle squadre ci chiacchieravano alle spalle, quindi a noi piaceva, tra le varie canzoni che mettevamo all'inizio per il riscaldamento, Zitti e Buoni, dei Maneskin, perché c'è la frase che dice: la gente parla, non si fa mai i fatti suoi, parafrasando, e quindi giustamente uno dei tre tavoli dedicati alla pallavolo erano i Maneskin, giusto per darvi un'idea su come abbiamo scelto i vari nomi da abbinare alle persone. Il tableau mariage l'abbiamo scelto, come si dice? C'erano i nomi dei tavoli volanti, nel senso che c'era un nastro bellissimo in raso con i nomi dei tavoli tutti appesi, molto carino. Noi siamo entrati in sala con una bellissima musica, abbiamo ballato tra una portata e l'altra, ci siamo divertiti a schifo con il rock, perché poi in sala c'era la band al completo, le due chitarre, la bassista e il batterista, e ce le siamo schiattate, mi sono scatenata. Wow! Alla fine della cena io ho fatto un cambio di acconciatura. Io all'inizio volevo fare due cambi di acconciatura, il velo in chiesa e all'ingresso del ristorante. Un cappello con la falda larga per la passeggiata gastronomica e infine la coroncina di Swarovski di mia sorella di un saggio, per il taglio della torta. Il cappello non l'ho trovato come dicevo io, quindi una settimana al matrimonio mi sono arresa, ho detto vabbè, non fa nulla. La passeggiata me la faccio senza velo e quindi comunque tecnicamente c'è stato un cambio di acconciatura. Poi prima di salire su, dopo la scena, prima di salire su al terrazzo per il taglio della torta, dolci, rum, sigari, cioccolata, frutta, free bar, non si è capito nulla. Ho fatto un cambio rapido di acconciatura. Io avevo un'acconciatura con il ciuffo laterale e un semiraccolto, e alla fine abbiamo scelto di fare tutto un tirato, sempre boccoli, ma erano morti, e la coroncina. Quindi io ho fatto il taglio della torta così, che pure è stato emozionante, anche perché ci ha accolto, non mi ricordo come si chiama, ma è una delle canzoni di Twilight che io adoro. E nulla, molto molto bello. Mi devo mettere un attimo il rossetto, sono rimasta impallata. In questa parte della serata, come musica, abbiamo scelto dance dagli anni 70 fino a inizi 2000, che il chitarrista, perché poi alla fine era il chitarrista che stava anche giù, ha messo e un po' ha rimixato. Si sono scatenati tutti quelli che erano ancora vivi, che non rotolavano, quelli che non bevevano, anzi che hanno bevuto pure, hanno fatto benissimo. Io nel frattempo purtroppo non sono riuscita a godermi molto questa parte della musica, perché giustamente si era fatta una certa e tanti iniziavano ad andare via prima, e quindi dovevo consegnare le bomboniere. Quindi sono stata con questo mezzo sigaro che stavo fumando a consegnare bomboniere. È stato, almeno c'era la musica sottofondo, è stato divertente. E in tutto ciò, alla fine comunque ci siamo dimenticati i regali dei testimoni. Glieli abbiamo consegnati alle 4 del mattino sotto casa dei miei genitori. Ce l'avevo proprio dimenticati. Io ero convinta di aver detto a mio padre: papà, mettili in macchina. Invece non gliel'ho detto. Vabbè. Sono rimasti tutti contenti. Per i ragazzi abbiamo fatto
fatto orologi importanti. E invece per l'amica di Marco che ci fece conoscere, un orologio bracciale bellissimo, e a mia sorella invece un paio di orecchini di, non mi ricordo come si chiama, Sergio Sacco, no, Gerardo Sacco, molto molto belle. Le ha già una collana, quindi ha la perruque. Come ho detto l'altra volta, non abbiamo usufruito della prima notte di nozze lì, anche perché col ciclo sinceramente avrei voluto dormire nel mio letto, quindi noi siamo rientrati a casa, abbiamo dormito a letto, nel nostro letto, e il giorno dopo, visto che io non ho avuto la classica sviolinata sotto casa, anche perché la sera prima del nostro matrimonio con i miei invitati che sono venuti da lontano e hanno dormito a Salerno, siamo andati a mangiarci una pizza eccetera, quindi Marco non si è messo lì a farmi la serenata. La mattina, quando si è un po' ripreso a piedi a letto, mi ha suonato la canzone che 2 anni fa scrisse per me, e è stato molto bello. Dopo siamo ritornati a dormire morti, abbiamo fatto colazione veloce e siamo rientrati nel letto. Mi sono ripresa dopo 2 giorni del mio matrimonio. E dopo altri 2 giorni ci siamo rimessi i nostri abiti da matrimonio. Allora, Ari, eccomi, ho dovuto interrompere perché è rientrato mio marito, ci siamo messi un pochino a chiacchierare. Allora, quindi un paio di giorni dopo siamo andati a fare lo shooting post a Vietri sul Mare, quindi ci siamo rimessi i nostri vestiti da sposi e nulla, abbiamo fatto le fotografie in giro per Vietri, sia su che giù. Giù a un certo punto il fotografo pazzo, così lo devo chiamare pazzo, ha optato per portarci a fare le ultime fotografie a bordo del Fiumiciattolo. Ci siamo dovuti arrampicare, io col tacco, fortunatamente non era altissimo, col vestito rosso, quel lungo fatto qua mi ammazzo. Vabbè, alla fine siamo riusciti a fare queste belle foto. Poi vabbè, ci siamo salutati e alla fine abbiamo deciso di mangiare a Vietri, giù a Vietri. E ci siamo presentati in un ristorantino alla fine del lungomare di Vietri e abbiamo mangiato lì. Tutti ci hanno fatto gli auguri. A un certo punto il tavolo a fianco ci ha omaggiato con un calice di vino bianco, ce l'hanno portato al tavolo. È stato molto divertente come giornata. E dopo giusto una settimana siamo ritornati all'Isola Verde, ci siamo fatti una cenetta romantica e abbiamo pernottato lì. E il giorno dopo siamo stati ospiti alle piscine dell'Isola Verde tutta la giornata. È stato molto romantico mangiare lì la sera di nuovo a fianco, diciamo, nella parte esterna della nostra sala, non nella parte dove abbiamo fatto la passeggiata gastronomica, ma dall'altro lato, che era molto più raccolto. Là va solo un tavolino, poi c'è la fontana molto romantica, e sono stati veramente tutti molto molto carini. Abbiamo pernottato lì, la stanza era molto bella, molto accogliente, c'era una doccia doppia figherrima, la mattina colazione e siamo andati Faccio una giornata in piscina con tutti gli scivoli, le cose, tutto carino carino. E abbiamo mangiato là e poi, se non sbaglio, alle 6 chiude, siamo rientrati a casa. E questi sono stati i punti salienti del nostro matrimonio, molto bello. Il matrimonio più bellissimo della mia vita, non sto scherzando. Ok, trucco finito, i capelli li vado a fare dopo in bagno, quindi non vi taglierò di nuovo mi richiastro solo la frangetta. Allora, per i prossimi video ci sarà una carrellata di giustamente prodotti finiti, che sono 2 anni che non lo registro, una carrellata di prodotti, comunque regali che sono arrivati nel corso di questi 2 anni, che mi sono arrivati nel corso di questi 2 anni e che devo iniziare a smistare. Sono tutti guardo su perché li tengo tutti incastrati qua, se apro cade tutto e mi ammazzano. E ho giustamente anche dei prodotti da recensirvi, quindi ora piano piano cercherò di sistemare anche quest'altro pezzo. Io ti ringrazio mille per avermi guardato, per avermi aperta. Ti invito ovviamente a mettere un pollice in su
Se ti è piaciuto un video, di iscriverti al mio canale per supportarmi. Io ti ringrazio, ti auguro una buona serata e nulla. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!